disturbo qua. Un cordiale saluto amici sportivi di Eleven Sport, ben ritrovati all'appuntamento con la Serie A Beretta femminile. Al Palaboschetto si affrontano Ariosto Pallamano Ferrare, Pallamano Leno dentro fuori per la corsa a salvezza. È uno scontro ultra diretto, le bresciane arrivano in necessità assoluta di dover fare punti. L'Ariosto Ferrara ha un pizzico di rammarico perché nelle ultime giornate la grande crescita non è stata di fatto accompagnata da tutti i punti che le ragazze di coach Carlos Britos speravano di poter portare in cascina. In porta per l'Ariosto, volto nuovo, Dariana Vuclis va a prendere il posto di Zanotto. Zanotto che è stata ringraziata dal club nell'inizio del 2022 per aver accompagnato questo periodo di transizione. Buon pomeriggio e ben ritrovati ad Enrico Bonzanini, buon pomeriggio e ben ritrovati anche a Beppe Celeghini. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Sì, finalmente si rivede giocare la pallamano al Palaboschetto di Ferrara dopo l'interminabile sosta. L'Ariosto Ferrara era, anche se non ha raccolto il massimo dei punti, sicuramente in crescita rispetto a un avvio di stagione veramente deficitario, ha rimontato in classifica. Con Leno sarà una partita dal valore doppio, dove i punti veramente, come si dice in questi casi, valgono doppio. Assolutamente sì, è una sfida senza ritorno perché le due compagini si sono affrontate anche nel girone d'andata. Ha vinto Leno in una delle partite approcciate così così da parte dell'Ariosto. È una sfida questa che mette in palio anche un computo differenza reti da poter eventualmente arrotondare o ribaltare. Per l'Ariosto in campo con Vuclis all'esordio assoluto in maglia Ariosto, Tanic a impostare, crosta Tomova sugli esterni, Soglietti e Fabbricatore a completare. Mentre invece per quanto riguarda Leno, mentre spinge subito una veloce l'Ariosto, mentre c'è l'invasione di Kirilova per la formazione di Leno, che intanto trova subito la prima parata, ma c'è anche la recuperata da parte di Tomova con successivo extra possesso. In campo ci sono Pugliara, Franceschini, Notarianni, Lanfredi, De Angelis, Andreani e Kirilova, come abbiamo citato in precedenza. Attacca l'Ariosto con Tanic, prova un sottomano, c'è la difesa di Kirilova e la possibilità di ripartire per un'azione veloce. Attacca Leno, Notarianni viene a scalare sull'ala, c'è subito un giallo per Fabbricatore, l'intervento falloso sulla giocatrice posizionata in ala destra. Kirilova manovra centralmente la formazione di Leno con De Angelis. De Angelis cerca la soluzione personale, c'è il tocco da parte di Fabbricatore che va di fatto ad anticipare quello che poteva essere un servizio per Andreani. Ancora De Angelis, Notarianni, Andreani e Murata, c'è la recuperata da parte di Crosta che è posizionata in maniera corretta. Tomova prova l'azione veloce, scarica proprio su Crosta, quasi a chiudere un'azione fra le due giocatrici. Martina Crosta in contropiede va a depositare il pallone in porta per l'1-0, il primo vantaggio di questa partita. Difficoltà per gestire questo pallone da parte di Pugliara. Pugliara è costretta ad allargare le braccia e c'è l'immediato raddoppio da parte di Tomova. Tomova che mette a segno il gol del 2-0. 2-0 per l'Ariosto dopo due minuti. Qualche difficoltà nel palleggio per Leno. Cinica l'Ariosto. Cinica l'Ariosto per l'attacco di Leno, un errore non provocato, punito con cinismo da Tomova che si è lanciata in contropiede e ha superato il portiere ospite. Molto errore di misura in fase di costruzione, difese che non ne approfittano, solo in un'occasione Ferrara ha aperto il contropiede e Crosta ha sbloccato il punteggio. Notarianni prova l'azione personale, c'è la parata di Vuclis, ma c'è anche il fallo da parte di
fabbricatore è osservata speciale perché ha già ricevuto un provvedimento disciplinare. Ricordo che la coppia arbitrale oggi è formata dai signori Limido e Donnini, che hanno già estratto un giallo proprio nei confronti della vice capitana Emiliana Notarianni. La palla scaricata, non c'è grosso angolo di tiro e arriva un gol molto bello, però, perché qui Vuklis aveva chiuso anche bene il palo, ma Pugliara ha trovato un angolo impercettibile. Davvero un gol di ottima fattura di Pugliara, che ha trovato veramente anche un effetto stranissimo al pallone. Davvero, palla che carambola sul primo palo ed entra sul secondo. Pugliara si fa un po' perdonare per l'errore banale che ha causato la rete del 2-0 per Ferrara, con una pregevolissima azione. Tomova smarcata, va a colpire il palo, la palla resta a fare polpastrelli di Fer Marrocchi, e Marrocchi fa una giocata da prestigiatrice, perché nel traffico sotto fallo va a riuscire a servire Tomova, che trova il secondo gol della sua partita. Subito una parata anche per Vuklis, che viene chiamata in causa dalla giocata di Notarianni. Due bei gesti tecnici, ovviamente la chiusura con gol di Tomao, ma soprattutto la recuperata e l'assist di Marrocchi e la parata di Dariana Vuklis, che spizzica il pallone lanciato, scagliato da Notarianni sopra la traversa. Sì, Vuklis all'esordio al Palaboschetto si è presentata subito bene davanti al suo pubblico con un intervento che ha salvato la propria porta. Ora è Tomova che sulla respinta del portiere di Leno, palla per Katia Soglietti, il capitano dell'Ariosto, che non perdona portando a 4 le marcature. Era posizionata nella casella perfetta, quasi come se conoscesse l'esito del tiro scagliato da Tomova. Katia Soglietti che porta l'Ariosto sul massimo vantaggio, 4-1 dopo 5 minuti. È l'esordio probabilmente che voleva anche coach Carlos Britos, che nel lungo periodo di sosta ha sostanzialmente chiosato, è andato ad analizzare quella che sarà la necessaria attitudine differente della sua Ariosto, ovvero quella difensiva. Beh, diciamo che l'atteggiamento difensivo è cambiato, Vuklis dà una grande mano. Ma veramente il portiere che oggi si presenta davanti ai propri tifosi con un paio di interventi ha già fatto capire di essere un fattore importante per l'azione difensiva dell'Ariosto Ferrara. Danic va a cercare Fabbricatore, c'è il taglio di Soglietti, il super gol da parte di Mari Tomova. Questo è sicuramente un gol da classifica dei gol più belli dell'anno, perché l'azione è meravigliosa, la traversa baciata nella sua parte inferiore va a premiare la giocatrice bulgara. Paratissima di Vuklis, molto molto buono il suo approccio, e dall'altra parte Tanic mette a segno il 6-1. Credo siamo già in regime di time out per Leno, un break micidiale per l'Ariosto. Vuklis chiude letteralmente la porta, dall'altra parte fa tutto bene in attacco l'Ariosto. C'è stato profeta, perché il coach delle bresciane ha depositato il cartello del time out ricamando le sue atlete vicino alla panchina, animi concitati vicino alla panchina di Leno, volti sorridenti invece sulla panchina di Ferrara, dove coach Britos dà istruzioni alle sue ragazze. Vuklis, portiere oggi all'esordio con un 3 interventi, ha già dimostrato di essere un fattore importante. Sul fronte offensivo invece Tomova si è fatta applaudire con un gol veramente di pregevolissima fattura, stacco, palla sotto la traversa, rimbalzo dentro la linea di porta e punteggio sull'eloquente 6-1. È un 6-1 che premia l'atteggiamento accorto e attento difensivo dell'Ariosto e anche una certa efficacia offensiva, perché diciamo che su 8-9 possessi offensivi in questi primi 6 minuti di gioco sono arrivate 6 reti, un'efficienza elevata quella dell'attacco della formazione ferrarese. Molto brava anche Vuklis, è arrivato un pochettino a freddo, veniva da una prima parte di campionato vissuta in Turchia, un'esperienza non felicissima per l'estremo difensore bosniaco, un approccio davvero molto molto buono. Notarianni prova il tiro in sottomano, tutto facile per Martina Crosta, che raccoglie il pallone, si invola in contropiede, spara un missile sotto all'incrocio. Per Notarianni arriva anche il cambio, 7-1, si allarga la forbice e adesso per Leno la partita è molto in salita.
palla recuperata coast to coast di Martina Crosta e fucilata sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per l'estremo difensore di Leno e punteggio che si allarga ancora di più, 7-1 a favore dell'Ariosto Ferrara. Campo anche Turina, la capitana di Leno al posto di Notarianni, non un buon avvio il suo. Kirillova va a sfidare di forza Tomova, porta a spasso la bulgara dell'Ariosto, qui saggio di potenza pura per Valeria Kirillova. Fortunata l'Ariosto perché il pallone bacia il palo, possesso mantenuto da Leno che si vede premiata nell'azione insistita con un 9 metri, è già ripartita l'azione, De Angelis è fermata da Fabbricatore Andreani, lo scambio centrale con la nuova recuperata da parte di Crosta che rischia anche l'infrazione, arriva la recuperata, tutto bello ma soprattutto tutto fluido tranne il tiro, c'è una gran parata qui da parte dell'estremo difensore Franceschini, Selene Franceschini, che toglie il pallone dalla porta, una bella parata a pelle d'orso che toglie la possibilità di un nuovo massimo vantaggio. E se Vuklis ha approcciato bene, continua ad avere un solo e unico problema, Pugliara, ogni volta che il pallone arriva da Pugliara, Pugliara trova il modo di spiazzare il portiere dell'Ariosto, 7-2. Sì, anche questa volta da posizione di ala Pugliara non ha lasciato scampo a Vuklis, diciamo che è l'unica per adesso arma offensiva di Leno. Se invece alzato sugli scudi il portiere Franceschini delle Bresciane con un intervento veramente da rimarcare su Marocchi, sola ha impedito che il punteggio assumesse proporzioni ancora più ampie. Crosta subisce la difesa da parte di Kirillova, fa un gesto di liberazione il tecnico Giovanni Bravi in panchina che gradisce finalmente l'atteggiamento delle proprie giocatrici. Tanic addirittura tenta di cambiare mano, molto brava ancora Franceschini che evita anche la rimessa laterale per l'Ariosto dato che la parata era scaturita laterale. Poi c'è l'errore da parte di De Angelis che non riesce nella gestione di un pallone che sembrava anche un po' più semplice, ha cercato di accelerare, è arrivata la persa. Sì, si poteva gestire meglio questa azione offensiva, è la seconda volta che su questa fascia Leno perde banalmente la sfera, buon per Ferrara che può ricucire una nuova azione offensiva. Tanic, nono minuto di gioco nel primo tempo, 7-2 per l'Ariosto. Crosta cerca il movimento da parte di Tanic che si inventa ala contro mano, trova il gol da posizione decisamente defilata, è un gol che vale l'8-2. Poi c'è la parata di Vuklis su Kirillova, vediamo se Soglietti riesce ad aprire il contropiede, c'è l'errore da parte di Martina Crosta, ha provato a premiare lo scatto della capitana dell'Ariosto, peccato che ci fosse traffico, non era facile quella giocata. Altra parata di Vuklis. Sì, dopo un inizio difficile per la difesa di Leno, ora il portiere Franceschini, non dico che si è alzata a livello di Vuklis, però anche lei si sta facendo il suo. Vuklis dalla parte invece opposta di Ferrara si sta confermando nel corso della partita un valore aggiunto. C'è il fallo da parte di Turina che commette passi sotto possesso, può ripartire l'Ariosto con Marrocchi che vuole dare una mano in ripartenza. Crosta cerca l'imbucata, gran palla qui per Marrocchi, è un'azione molto bella di forza ma anche di sagacia, è un'azione che peraltro sblocca anche Fer Marrocchi dopo l'errore. Altra parata di Vuklis sul sottomano di Kirillova, è difficilissimo giocare contro una portiera che copre così bene la porta. Sì, direi che rispetto senza nulla togliere, non è mai simpatico fare confronti, ma rispetto chi difendeva i pali della porta estensa inizio stagione si vede una notevole differenza, il punteggio e quanto sia diventata più ermetica la fase difensiva dell'Ariosto sono a dimostrarlo. Assolutamente sì, è un approccio davvero molto molto strong. Crosta va a mettere dentro il gol del 5-2, tutto braccio per Martina Crosta che allarga il passivo su un ormai eloquente 10-2, è un più 8 molto molto severo, arriva forse una rubata corretta da parte del Fabbricatore, in questo caso non arriva il premio per l'Ariosto, può ripartire e rigiocare questo pallone la formazione di Leno con Anelli, noi è entrato al posto di De Angelis, Anelli cerca l'imbucata, arriva la persa, è molto arrabbiato Giovanni Bravi, c'è l'infrazione di controllo, forse ha commesso un'infrazione Mari Tomova che accenna una leggera protesta, poi
in maniera molto molto diligente si va a riposizionare. Il dubbio, il fischio probabilmente c'era, però il punteggio lascia tranquilla e serena la giocatrice bulgara dell'Ariosto Ferrara. Anelli, la palla per Kirillova. Kirillova cerca l'imbucata, molto difficile la giocata. C'è il fallo da parte di Fabbricatore che impedisce che la ricezione da parte di Andreani venga completata. Ancora Kirillova, tutto chiuso, ottima la difesa dell'Ariosto. Kirillova trova Vuklis, spara anche questa. E adesso Vuklis sta davvero diventando un fattore molto importante di questa partita. Crosta la palla per Tanic, Tomova un'autostrada, riesce a trovare il gol. Per Mari Tomova sono già 4 in questa partita, 11-2, partita che si sta incanalando su binari molto molto chiari. Sì, l'Ariosto sta prendendo il largo, il punteggio eloquente lo dimostra, le difficoltà che Leno sta attraversando nell'attaccare lo testimoniano, quindi ottima la difesa di Ferrara. Fabbricatore, Tomova e Marocchi sono un muro invaricabile per l'azione delle bresciane. Cerca una giocata interessante Anelli su Andreani, non si completa la giocata. Soglietti fa ripartire una veloce ripartenza con Crosta che trova lo scarico per Tanic che va da Fabbricatore. Gol davvero molto molto bello, un gol bellissimo che va a superare Franceschini. Azione da manuale, credo, perfetta, senza interruzioni, palla che in maniera fluida e anche spettacolare arriva nella casella della vice capitana Luciana Fabbricatore, che con qualità va a superare il portiere di Leno. Sì, tempistica perfetta nella partita, nell'aprire all'ala dove Fabbricatore ha fatto partire un calibrato pallonetto che non ha dato scampo al portiere, 12-2, e traversa ora neanche fortunata a Leno. Sì, sfortunata Turina qui perché la direzione era buona, c'è un'autostrada per Marrocchi che infila il pallone sotto all'incrocio. 13-2, massimo vantaggio più 11 quando abbiamo raggiunto il 14° minuto di gioco. È una partita molto 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 incanalata, anche se ovviamente mancano ancora tre quarti di gara, però 14 minuti, l'Ariosto viaggia alla media di un gol segnato per minuto, calerà ovviamente, però grande difesa e cinismo puro in attacco. C'è anche credo la voglia per l'Ariosto, laddove possibile, di non andare a prendersi rischi. Arriva un altro gol dall'ala, un gol prezioso per la formazione di Leno, 13-3, un gol, non sono leggibilissime le maglie di Leno da questa distanza, cercheremo di capire anche in un secondo momento la marcatrice del gol del 13-3 del nuovo meno 10, un gol che sicuramente fa chiudere un parziale netto che aveva portato l'Ariosto dal 7-2 al 12-2, un 5-0 molto molto severo. Crosta, c'è la murata, c'è il tocco, arriva anche il corner, l'angolo per la formazione locale. Crosta, il pallone per Tanic, la buona difesa di Leno che adesso rischia di far commettere la persa a Ferrara. Crosta cerca Soglietti, non può attaccare, la prima chiamata di passivo per l'Ariosto. Tomova riesce a chiudere un'azione complicata con un saggio di qualità purissima, un terzo tempo cestistico concluso con il baricentro dirottato sulla sinistra e una bella frustata sotto all'incrocio, imparabile qui per Franceschini. Io stavo annotando come Tomova cresca di partita in partita, qui siamo di fronte a un atleta, intanto corsa le distanze, Leno col punteggio di 14-3, la bulgara Tomova diventerà una giocatrice di veramente primissima fascia a livello mondiale. Preso gusto Lanfredi che ha trovato le reti 1 e 2 della sua partita, brava Olga Lanfredi che sta sicuramente approcciando correttamente a una partita molto complicata per le sue compagne di squadra. Tomova cerca l'imbucata, prova ad andarsene, viene messa giù, intervento energico da parte di Turina che viene ammonita, con Tomova che non è mai solita protestare, incassa e poi riparte immediatamente. Sì, non è una che si perde in lamentele superflue, ma fa subito ripartire l'azione. Tanic, Crosta, cerca l'imbucata per Soglietti, non c'è spazio d'attacco, Soglietti sbaglia la gittata per Marrocchi, può ripartire Leno con Kirillova. Kirillova ha spazio perché è sgranata la difesa dell'Ariosto, qui Kirillova trova l'angolo molto bene, è la prima rete per Valeria Kirillova, 14-5, meno 9 dopo
4 minuti ritrova una doppia cifra, l'inferiore alla doppia cifra di scarto a distanza tra Leno e Ferrari. Sì, meno 9 con questa marcatura di Krylova, riconoscibile dalla folta chioma bionda, perché come dicevi bene tu prima, i numeri bianchi sullo sfondo bianco non è una grandissima idea, si fa veramente fatica a riconoscere le atlete ospiti. Tomova, grande spazio, Tomova trova un'altra rete, Tomova sale a 6, è chiaro che in una partita dall'alto punteggio una giocatrice come Tomova dà Beppe un'occhiatina anche alla classifica canonieri. Vuklis pare lancia, che lancio per Fabbricatore che trova un gran gol, e qui si è vista però una qualità diversa per il portiere, parata e reattività pura, perché poi c'è il lancio immediato. Applausi al palaboschetto. Vuklis respinge la sfera, controlla il pallone, lancio calibratissimo per Luciana Fabbricatore, contropiede e sola davanti all'estremo difensore di Leno, non sbaglia, e punteggio che torna con una cifra oltre le 10 distanze le 10 unità di distanza, 16-5. Molto molto brava Dariana Vuklis, che ha approcciato davvero bene alla questa nuova esperienza. Notarianni adesso impiegata come centrale, Krylova subisce il fallo, anche qui era molto vicina alla persa Valeria Krylova, perché è andata a stamparsi contro Martina Crosta, che sta imprimendo la solita grande prestazione difensiva, e qui Krylova sfugge il pallone, arriva la rete da parte di Notarianni, giocatrice talento purissimo Michela Notarianni, nella passata stagione è stata una delle protagoniste assolute di Nuoro e ora si ritrova giustamente confermata nella massima serie, in Serie A Beretta, nonostante l'assenza delle sarde, con Leno che ha prelevato lei e anche Sizia nella sessione estiva di mercato. In campo De Santis, giocatrice utilizzata al posto di Tomova, giocatrice utilizzata da coach Carlos Britos anche in Serie A 2, doppio impegno per lei. Crosta trova un gran gol, questo è davvero un gran bel gol per Martina Crosta, fanno 4. Entrate in campo, c'è un cambio anche in porta per la formazione di Leno, che adesso con Giovanni Bravi sta facendo girare molto le rotazioni. Non c'è, a parte Krylova, Pugliare e Andreani, sono già cambiate tutte le altre interprete dello starting seven, che hanno iniziato questa partita. Andreani cerca una conclusione, la trova, è una conclusione che non si aspetta Mariana Vuklis, e Andreani ottiene l'effetto sperato trovando la sua prima rete di questa partita. Una buona scelta con Leno, che ha cambiato anche il portiere, dicevamo, fuori una pur positiva Franceschini, in campo con il numero 21 Giorgia Convalle. Sì, Leno trova anche ad avvicendare l'estremo difensore, due parate subito per il nuovo guardiano davanti alla porta, e Leno che riparte in attacco. E un altro gol arriva con Notarianni, che ha preso le misure di Vuklis, e Notarianni trova la seconda rete, 17-8, riesce a ridurre sensibilmente il gap la formazione di Leno al 20esimo. È ovvio che sta un pochino calando anche l'efficienza, mentre invece coach Carlos Britos comincia a pensare alle prime rotazioni. Già in campo De Santis al posto di Tomova, Martina De Santis, giocatrice che è stata presa per crescere, una 2002, una giocatrice tanto tanto giovane, che però sta mostrando ampi segnali di crescita, e qui prova a trovare una soluzione personale con la difesa di Krylova, punita con rigore. Sì, aveva parato l'estremo difensore ospite, De Santis comunque aveva preso un'ottima iniziativa personale andando alla conclusione, giocatrice giovane, si è guadagnata un penalty che capitan Katia Soglietti si appresta alla trasformazione. Dentro Manfredini per Marrocchi, cambia niente a livello di ruolo, perché Angelica Manfredini è uno specialista difensivo ma gioca anche da pivot in attacco. Manca la porta Katia Soglietti, pallone che probabilmente è partito con un attimo di anticipo dai polpastrelli, la sfera non trova lo specchio della porta. 17-8, 21 minuti di gioco al Boschetto, resta molto ampio il vantaggio della formazione di casa. Sì, non siamo abituati a vedere errori così marchiani dal dischetto da Katia Soglietti, sicuramente la palla è scivolata prima di quando la nostra capitana voleva fare il rilascio del pallone, palla che si alza di oltre un metro sopra la traversa. Qui Notarianni si lamenta,
ottiene un 9 metri, ma probabilmente sperava di avere un rigore da poter provare a battere. Turina, la palla per Notarianni, fermata da Manfredini, palla per Kirilova che tenta una finezza esagerata, un no look, poi Kirilova spara alto, il pallone non scende, non si chiude il polso. Buclis prova il lancio, Turina riesce a leggere la giocata, a riconquistare il pallone, non subisce fallo Pugliara che continua, e Martina Crosta richiama le sue compagne all'attenzione. Molto brava De Santis qui, che con un'azione difensiva perfetta sporca un pallone che differente sarebbe diventato ottimo materiale da buttare verso la porta di Buclis. Sì, stavo notando che al centro della difesa estensa ci sono due giovanissime, quindi coach Britto si affida alla linea verde e che sta rispondendo in maniera molto positiva. La palla ancora per Notarianni, adesso Notarianni sta diventando un fattore, terzo gol per lei che è top scorer della propria squadra, meno 8 per Leno che dà segnali di vitalità. Manfredini cerca e trova Fabbricatore, è praticamente come mettere il pallone in banca. Terza rete per Luli Fabbricatore, 23 minuti di gioco. In campo anche Martina Lobiundo, si rivede dopo una lunga parentesi post infortunio al posto di Luciana Fabbricatore. Per Martina Lobiundo applausi meritati, è una giocatrice che nelle ultime due stagioni ha trovato infortuni sfortunatissimi e oggi invece si rifà viva dalle parti del palaboschetto con rinnovate ambizioni. Kirilova murata, para due mani Vuklis che poi cerca un lancio, non c'è la giocata, si preferisce andare da Crosta, palla non perfetta, ma Crosta con una grande giocata, fa una giocata cestistica come fanno i playmaker, finta di passaggio e poi a pallacanestro si appoggia il pallone in fondo alla retina, qui basta spingerlo oltre la rete, gran bella giocata. Sì, ottima veramente, applausi scroscianti al pallaboschetto per questa azione personale di Martina Crosta, finta veramente bellissima e palla poi in fondo al sacco col punteggio di 19-9 per Ferrara. Prova il tiro Leno ma senza troppa convinzione, arriva una palla persa, può ripartire ancora una volta l'Ariosto, 19-9, si torna sul più 10, contro break di 2-0 messo a segno da Martina Crosta, 24 di gioco in questo primo tempo, partita molto scorrevole, molto veloce, poche interruzioni. Sì, il ritmo è sì. Ora è Soglietti in fondo che da posizione di ala, comunque è partita sempre godibile, più per Ferrara, bravissima adesso De Santis. Molto molto brava Martina De Santis, perché l'equilibrio era assolutamente precario, probabilmente anche sotto fallo. Martina De Santis mette a segno il primo gol della sua partita e l'Ariosto tocca il suo season high per quanto riguarda il primo tempo, 20 reti non le aveva mai segnate in un tempo solo, ci sono altri 5 minuti per arrotondare questo piccolo record. Sì, un po' di colpevolezza va data anche alla difesa bresciana, però tantissimi meriti dell'attacco ferrarese, oggi veramente in grande spolvero. Pugliara, c'è la parata di Vuklis, ha provato a mettere il pallone sotto le gambe di Vuklis, è un piccolo reato di lesa maestà che la bosniaca non ha permesso. Murata Notarianni, arriva la recuperata da parte di Soglietti, bella palla per Crosta, Crosta avrebbe anche la possibilità di andare dalle parti di Lobiundo e qui Turina fa una giocata intelligente. Forse il passaggio rallentato, anzi mancato di Crosta, porta alla palla persa, azione difensiva intelligente da parte della capitana di Leno, la giocatrice in maglia numero 22, Francesca Turina. Turina reimposta nuovamente l'azione. Non arriva una persa, arriva una conclusione, anche conclusione ambiziosa da parte del pivot di Leno che ha provato con un reverse, palla che non è andata a buon fine, sotto mano decisamente efficace da parte della formazione di Leno che trova la rete con Rebecca Farise, è la prima rete della partita di Farise, ottimo turnover da parte di Giovanni Bravi, al di là della partita che comunque vede un distacco abbastanza netto, le abbiamo viste praticamente tutte in campo. Sì, ampia rotazione anche dovuto al fatto che la partenza veramente poco convincente, deludente di Leno ha magari inciso sul voler far cambi e vedere qualcosa di diverso in campo, perché i primi minuti sono stati veramente mediocri per Leno. E qui arriva l'errore da parte di Comballe, il cui polso viene spezzato da Tomova. Tomova è già a 7 reti nel primo tempo. Pugliara raccoglie la respinta di Vuklis e trova la rete.
Pugliara si conferma una delle giocatrici più importanti a livello realizzativo per l'Eno, 21-11, 10 reti sono un bel distacco. Cambio ancora sull'ala, fuori Soglietti, dentro Ferrara, inizia le rotazioni coach Britos, che senza mai mancare di rispetto all'avversario, ma probabilmente ragionando anche sulla necessità di ritrovare dopo tanto tempo di inattività dal gioco, dal campo, dalle gare ufficiali, un ritmo partita accettabile per tutta la squadra, fa ruotare. Intanto De Santis ancora una volta non perdona, destro incrociare, 22-11 il portiere, il punteggio. Ferrara che raddoppia l'Eno. De Santis, l'ottimo l'impatto della giovane che fa anche la Serie A2, ricordiamolo, a Ferrara, ottimo veramente l'impatto in fase offensiva ma anche difensivamente di De Santis. Turina prova a mettersi in proprio, poi va da Notarianni il tentativo di pervenire in qualche modo a una conclusione. Notarianni si mette in proprio, la difesa da parte di Ferrara con Vuklis che lancia, ma qui c'è una grande giocata da parte di Farise che prende a una mano senza lasciar cadere il pallone, la veloce da parte di Leno, ancora Farise che ci ha preso gusto col sottomano, bel gol da parte di Farise che apre e chiude l'azione, sicuramente un ottimo impatto da parte di Rebecca Farise che fa tutto molto bene, prima intercetta il lancio di Vuklis, poi chiude l'azione andando a mettere dentro il gol del meno 10. Applausi del pubblico del Boschetto per Farise, azione difensiva con una presa avventosa, poi azione personale, doppia finta e rete, quindi applausi per Farise. Per Farise sono due reti, c'è la parata anche da parte di Comballe che chiude la porta a Chiara Ferrara. Chiara Ferrara che nel match di Serie A2 che ha dato di fatto i Natali all'anno nuovo in casa contro Camerano ne ha messi 14, si conferma giocatrice con una vena realizzativa assoluta Chiara Ferrara, la giocatrice italo-croata. Ancora Turina cerca di trovare spazio, Vuklis para senza neanche forzare, con Turina che si vede chiuso lo spazio di tiro. Farise, Notarianni, dialogo insistito da parte di Leno con Notarianni che cerca di trovare il varco, non lo trova perché Manfredini si conferma ottima specialist difensiva. Ancora Farise lamenta il laccio texano da parte di Manfredini asserisce a suo favore che la differenza, il mismatch di centimetri non le permetteva un'altra giocata. C'è il rigore per Leno e probabilmente c'è anche il 2 minuti per Chiara Ferrara, 2 minuti per la giocatrice maglia numero 6. Pugliara si conferma ancora una volta una spina nel fianco, mancina davvero interessante Pugliara. Davvero, è l'unica che ha avuto una continuità di rendimento fin dall'inizio della partita, quando per Leno trovare la porta avversaria era diventato un rebus quasi irrisolvibile. Ora penalty con, mi pare sia Notarianni che si incarica della trasformazione. No, è la stessa Pugliara che si incarica della trasformazione per accorciare il punteggio e così è, punteggio quindi di 22-13. Quarta rete per Pugliara che riporta Leno sotto la doppia cifra di ritardo, 1 minuto soltanto al termine al Palaboschetto con coach Carlos Britos che sceglie di giocarsi addirittura l'extra player in campo con Tanic al posto di Vuklis. Viene chiesto a Vuklis di sedersi in panchina fino al completamento del ritorno in campo. Manfredini per Tanic, 30 secondi al termine del primo tempo, Tanic trova anche lo spazio per il gol personale, terza rete per lei, non c'è spazio per un'azione veloce per Leno perché arriva l'impreciso lancio di Comballe per Bellu che non riesce a trovare la maniglia. Sara Bellu deve di fatto alzare bandiera bianca, ma c'è un'azione da spendere per Leno, insiste Notarianni, trova il fallo, 4 secondi da giocare, c'è il rischio di tiro franco, sarà tiro franco per Leno, probabilmente andrà con Notarianni, c'è un tiro da scoccare, Leno se ne disinteressa ma il tiro è da fare, va Turina contro il muro di mani di giocatrici dell'Ariosto, vedremo quale sarà la scelta da parte di Turina. Arriva il fischio
Turina elude la barriera ma trova Vuklis, 23-13 più 10, ampio vantaggio, è il massimo numero di reti segnate per l'Ariosto in una sola frazione di gioco, punteggio altissimo al Palaboschetto. Vuklis si presenta sicuramente con le carte in regola per essere una delle protagoniste del girone di ritorno. Bene anche Crosta, un saluto da parte di Enrico Monzanini e Beppe Celeghini, appuntamento fra una decina di minuti circa per il secondo tempo.
Ben ritrovati amici sportivi di Eleven Sport, da Enrico Bonzanini dal Palaboschetto di Ferrara, con Ariosto e Leno che tornano in campo per i secondi e definitivi 30 minuti di gioco. Ariosto in campo con Vuklis fra i pali, Crosta, Tomova, Fabbricatore, Marrocchi e Soglietti. Palla persa subito da parte di Leno con Tomova che cerca Crosta, fermata da Kirilova. Che palla di Crosta per Fabbricatore, sta facendo una partita incredibile Martina Crosta, non sta sbagliando una giocata, una lettura, sta giocando con una ferocia agonistica e credo anche con una tranquillità davvero incredibile, davvero molto brava Martina Crosta, che manda in gol per la quarta volta Luciana Fabbricatore. Per Leno invece in campo, in porta è tornata la giocatrice numero 14 Selene Franceschini, Kirilova in mezzo con Turina e Notarianni. Attenzione alla giocata di Pugliara, Pugliara trova un'altra rete, anche lei sta giocando una partita davvero importante. Pugliara e Lanfredi sono le ali, in casella di pivot c'è ancora, come nel primo tempo, Sara Andreani, la vice capitana, giocatrice a maglia numero 43. 24-14 si è chiuso il primo tempo sul 23-13, di fatto si riparte con lo stesso gap, il più 10 che regge. Beppe, è ritornata in campo l'Ariosto con di fatto lo starting seven iniziale. Beh, quello che ha dato grandissime soddisfazioni nel corso della partita, ha fatto garanzia, intanto grande parata del portiere ospite su conclusione di Marocchi. Crosta, un pallone per Tanic, Tomova va da Crosta che poi cerca l'inserimento di Tanic. Bella palla per Tomova, che giocata in no look di Tomova, c'è il rigore, il fallo di Kirilova, una giocata bellissima in no look da parte della giocatrice bulgara, questa è un'altra gran bella giocata, sintomo che l'Ariosto oggi è in campo con una tranquillità assoluta. Sì, sicurezza nei propri mezzi, un'altra squadra rispetto a quella di avvio di stagione. Ora Tomova dal dischetto allunga ancora sul 25-14. Stecca che frusta che ha Tomova, che va a segnare la rete numero 8 della sua partita, è già 8, è sicuramente lanciata verso la doppia cifra. Tomova che la guarda la classifica cannonieri, perché è sicuramente è nella top 10 e punta a essere ovviamente protagonista realizzativa anche di un Ariosto, perché no, magari un po' più in gas rispetto al girone d'andata. Ma Tomova che si fa apprezzare anche in fase difensiva con un recupero palla, e palla che fortunatamente allunga, porta in rete ancora, palla sul palo che rimbalza sulla schiena del portiere ed si adagia lentamente in rete. Ma che palla che ha dato Fabbricatore a Marrocchi, davvero un cioccolatino. Marrocchi ha giocato di taglio sul primo palo, anche un pizzico di fortuna per la pivot uruguaiana. Notarianni, la palla per Lanfredi, la parata di Vuklis che gli chiude la porta, è caduta male, Lanfredi si rialza con fatica, c'è la seconda fase velocissima, che palla di Crosta per Fabbricatore. Ripeto, Martina Crosta sta giocando una partita incredibile sia su un lato che sull'altro, perché si fa apprezzare con applausi convinti in fase offensiva, ma in chiave difensiva è veramente un muro invalicabile, con una grinta, un agonismo e una ferocia difensiva che veramente rende l'atleta numero 10 difficilmente superabile per le giocatrici di Leno. Davvero molto brava Martina Crosta in questa partita, nuovo massimo vantaggio per l'Ariosto con Kirilova che prova ad andare via di forza, trova la rete, 27-14 il punteggio, diventa 27-15 sulla rete di Valeria Kirilova. C'è ancora una gol di Martina Crosta. Crosta sta davvero dominando questa partita, sesto gol per lei in questo match, 28-15, 5 minuti di gioco, non sembra voler arrestare la propria marcia, la proiezione dice almeno 40 reti segnate. Attacco fluido per le ragazze dell'Ariosto Ferrara, dove riescano a trovare manovre efficaci e conclusioni sempre apprezzabili, quando invece le atlete di Leno faticano e come in questo caso trovano l'estremo difensore estenso. Che palla che ha dato Crosta per Fabbricatore, stavolta gli dice di no Franceschini su Marrocchi, ma l'azione era molto bella. Pugliara cerca l'imbucata, trova ancora una volta Lanfredi, pallonetto di Lanfredi, personalità per
Olga Lanfredi, che è andata a trovare una bella rete in pallonetto su Vuklis. Vuklis la batte col pallonetto perché è molto elastica, molto reattiva, 28-16. Pregevole fra l'altro il pallonetto calibrato dalla giocatrice ospite, che accorcia il punteggio, le distanze nel punteggio, però è ancora tremendamente in salita la squadra per Leno. Tomova, pallone per Krosta Tanic. Tomova, bella la giocata, prova addirittura a tirare col sinistro, abbatte letteralmente Kirillova, e anche in questo caso dimostra di avere molta potenza nelle gambe Mari Tomova, perché Kirillova sicuramente gli vince in centimetri, in chilogrammi. Krosta, la bella giocata, fa davvero una serpentina meravigliosa, c'è la difesa in area da parte di Andreani, allora rigore per l'Ariosto. Va Tomova sull'attacca, cronometro che non viene fermato perché non c'è una netta interruzione di gioco. Tomova trova ancora una volta il gol, non a rete per Mari Tomova. Io ho finito la casella dei gol. No, ma classe cristallina per la giovanissima bulgara, se poi andiamo anche a rapportarlo all'età della ragazza. Qui abbiamo davanti un vero talento. Con un talento è anche il portiere Estense, che ancora una volta si fa apprezzare per una deviazione e salva la propria porta. Tanta roba da Arianna Vuklis, perché qui Pugliara aveva angolato molto bene sul secondo palo. Vuklis ha fatto una mezza finta con le spalle sul primo palo, aprendo di fatto la possibilità per la numero 9 di Leno di sparare col polso meno chiuso, e poi però era un inganno, perché il balzello, lo scivolamento laterale ha definitivamente completato i preparativi per la parata. Soglietti evita il tiro, non c'è rigore per l'Ariosto, mentre invece Lanfredi è già dall'altra parte, prova la conclusione, la parata di Vuklis, ma la giocata importante l'ha fatta anche Krosta, che ha intimato a Lanfredi di prendere una soluzione, una strada laterale. Giovanissimo Olga Lanfredi, non esattamente la condizione migliore a dover saltare prima Martina Krosta e poi Dariana Vuklis. No, ci ha trovato davanti due giocatrici che in chiave difensiva sono delle autorità, di conseguenza la giovanissima subentrata ha trovato lo spiraglio, ma non è stato abbastanza, e intanto ancora Tomova buca la rete avversaria, il punteggio che assume proporzioni veramente ampie, 30 per Ferrara, 16 per Leno. Non c'è il gol per Notarianni, è partito un fischio alla coppia arbitrale, mentre invece il gol c'è per Mari Tomova. Time out per Leno, che prova ad arginare la falla. È sicuramente un secondo tempo molto molto complicato per la formazione ospite, che viaggia un parziale aperto di 7-3, che non sarebbe neanche il maggiore dei mali, ma è che va ad arrotondare comunque quello che è un distacco che adesso vede addirittura 14 lunghezze fra l'Ariosto e Leno. Ovviamente ribaltata la differenza reti della gara d'andata, Leno ha vinto di misura sull'Ariosto, era una partita fondamentale in chiave salvezza. L'Ariosto con questa vittoria spacca letteralmente la classifica, perché di fatto crea una vera e propria faglia fra la linea di galleggiamento per la salvezza, la quota salvezza, e quei posti che insomma non soltanto qualificano per i play-out, ma anche vanno a comporre quello che potrebbe essere un baratro della retrocessione diretta. Quest'anno ci sono anche i play-out, sarà un percorso di post-season sicuramente differente. C'è però anche la possibilità di stare in zona grigia, se si arriva a metà classifica di fatto ci si salva. Assolutamente, quello che fa pensare anche vedere l'Ariosto attuale, la differenza che c'è con l'Ariosto delle prime giornate di campionato, quello che è rimasto inchiodato a quota zero della classifica come fanale di coda per tante troppe giornate, è una squadra irriconoscibile rispetto a quella attuale. L'Ariosto adesso è una squadra che può giocarsela alla pari, vincendo, perdendo, con quasi tutte le squadre del campionato della massima serie femminile. Di fatto, e non è un ragionamento geografico, ci mancherebbe, Ariosto gioca con 4 straniere in campo, adesso nei 7, quindi insomma sicuramente, anzi 5 straniere, quindi di fatto è una squadra che al completo, ma questo l'aveva anche detto coach Carlos Britos, al completo può far vedere sicuramente soluzioni diverse, e c'è anche una situazione di panchina che ti permette di fare delle rotazioni intelligenti. È vero, perché qua abbiamo la dimostrazione, l'ha data De Santis, ma anche Ferrara, quando sono entrate sono state giocatrici che non hanno assolutamente abbassato il livello complessivo della squadra, anzi, come De Santis in questa occasione, ha dato qualcosa in più. Notarianni, energica su Tomova,
arriva a due minuti per Notariani, non si gira neanche verso il campo, lascia immediatamente il rettangolo di parquet. Cambio nell'Ariosto, dentro Ferrara per Fabbricatore. Non hanno ancora fatto ingresso in campo nella lunghissima lista di convocate di coach Carlos Britos. Travagli, Irone e anche Poderi. Potrebbe esserci anche, perché no, la possibilità per Carlotta Poderi di avere qualche minuto. È una giocatrice importantissima. L'Ariosto avrebbe la possibilità, recuperando in pieno Poderi, di avere davvero una rotazione centrale composta da Tanic e Poderi. Non è esattamente poco. Sarebbe curioso vedere, tanto bella la palla di Tanic per Chiara Ferrara che concretizza. Applausi per l'Ariosto. Ci dicevamo, con Poderi al meglio, se cresce di condizione, l'Ariosto acquisirebbe un ulteriore giocatore veramente importante. 5-1 in difesa. Ferrara, dopo il gol, viene spedita ad occuparsi di Kirillova, e adesso questa è una situazione molto intelligente chiamata da coach Carlos Britos, che mette ulteriormente in inferiorità Leno nella gestione del pallone, perché ovviamente c'è l'inferiorità numerica e c'è una giocatrice tallonata. Ancora l'insistenza della formazione ospite con Pugliara che cerca un varco, c'è la difesa da parte di Marrocchi che poi va anche a spingere. È una cosa che ripeto anche per i non frequentissimi spettatori di Eleven Sport della Serie A Beretta: non è un'azione irregolare dare a due mani una spinta alla giocatrice che si allontana. Qui invece c'è il fallo di Martina Crosta che lascia il campo per un due minuti. Io credo che più che il fallo di Martina Crosta sia stato probabilmente un impatto fra il ginocchio di Martina Crosta e la coscia, esattamente, della giocatrice ospite. È il classico Lopez che fa male, quello lo senti. Fa male, doloroso, però è dolore ma poi passa. Se è, come diciamo, è l'impatto fra il ginocchio e la coscia della giocatrice, non è, diciamo, un fastidio muscolare come può essere al ginocchio o alla caviglia, che porterebbe poi anche a problemi futuri. Speriamo comunque che non sia nulla di grave per l'atleta, è stato un contatto fortuito. Martina Crosta ha difeso forte, come è giusto fare e come conosciamo essere in grado di fare. Purtroppo l'impatto c'è stato, la giocatrice si è accasciata a terra e sotto le cure del medico pare non sia nulla, diciamo, di seriamente importante, ecco. Quella è ovviamente la speranza, anche perché il dolore c'è per la giocatrice maglia numero 10 Farise, che peraltro aveva fatto anche una bellissima apparizione nel primo tempo. Farise è stata, diciamo, abbattuta in questo caso da un contrasto, ripeto, di gioco che tutto sommato è previsto, non è un contrasto altamente irregolare, anche perché altrimenti la sanzione sarebbe stata diversa rispetto alla seppur ovviamente severa, non severa per il metro ma severa perché i due minuti sono un fallo grave, chiamata arbitrale. Torna in campo dopo il primo tempo anche De Angelis, che va a prendere posizione con Leno, che avrà ancora qualche secondo da spendere in inferiorità numerica. Lavagnini, tocca per Kirillova, De Angelis, Turina cerca il varco, trova il palo, è sfortunata la capitana di Leno perché questa era stata un'azione di smarcamento perfetta. 20 minuti al termine, partita molto direzionata sul più 15. Assolutamente, neanche fortunata Leno, perché dove non arriva Vuksis ci sono poi i pali a impedire che il punteggio possa ricucirci. Leno ci prova, la volontà non manca, però Ferrara oggi sembra essere di un'altra categoria rispetto alle bresciane. Anche qui si arrabbia Tanic, che voleva il gol per ovviamente andare a dar sicuramente memoria di tabellino a questa bella azione personale. Dentro anche Marrocchi, gioca con l'extra player coach Carlos Britos, che cerca di andare a pareggiare il computo con le giocatrici in difesa. Tomova cerca il fallo, lo va a trovare, il fallo è commesso da Lavagnini. Tanic, uno contro uno su Kirillova, la palla per De Santis, ha un'autostrada De Santis, va a mettere dentro il gol, gol del 32-16, larga ulteriormente la forbice la formazione di casa. Le giocatrici di Leno sicuramente speravano di poter giocare uno scontro salvezza
se non ad armi pari sicuramente in partita vera. Oggi l'Ariosto la partita l'ha ammazzata dopo 8 minuti dopo il 7-2. Sì, sicuramente Leno pensava a un'altra partita, però quando subisci 32 reti dopo 10 minuti del secondo tempo qualcosa non deve aver funzionato. Oggi il divario è sembrato veramente netto fra le due squadre. Va Lavagnini che qui trova il varco giusto e va a sbloccare anche il suo tabellino di giornata. Tomova, il fallo da parte di Pugliara, ristabilita la parità numerica con l'ingresso in campo di Ferrara, che va di fatto a riprendere campo invece di Martina Crosta, che ha esaurito i suoi due minuti. Tanic, difesa profonda adesso di Leno. Tanic vede Ferrara, non può attaccare la numero 6. Tomova, la parata di Franceschini, poi la palla torna in qualche modo a Tomova. Pugliara però completa l'azione difensiva con una recuperata, lancio baseball per Lavagnini, non era una brutta idea, sfugge la palla. Io credo che oggi se si può trovare una migliore in campo nella squadra di ospite è sicuramente Pugliara. Ah, non ci sono dubbi su questo, questo lancio era veramente bello, calibrato, la giocatrice, la compagna di squadra non è riuscita a controllarla, peccato perché dopo aveva solo De Santi davanti e campo libero. Ora è Tanic che viene, va in rete, però l'azione è vanificata dall'intervento arbitrale con sanzione a favore di Ferrara. Fuori Turina che lascia il campo per i due minuti chiamati dalla coppia arbitrale. Altra rete tolta a Tanic che sbofonchia un po' rientrando in panchina, perché insomma è già il secondo gol che non le viene messo a tabellino. Le giocatrici ci tengono, è innegabile dire il contrario ai tabellini. Il pallone poi per Tomova che andrà a battere un tiro di rigore. Nulla da fare, fanno 11 per Mari Tomova che sta continuando a riscrivere il proprio massimo stagionale. Molto brava Marito Mova, 13 minuti di gioco in questa ripresa, 33-17, punteggio che continua a lievitare. De Angelis si ferma, rischia la persa, c'è lo scambio con Bellu che salva di fatto il possesso, prova ad attaccare, ancora una giocata e Bellu trova la rete la prima della sua partita che vale il 33-17. Tanic, si fa vedere Ferrara, gran palla qui per Marrocchi, para Franceschini e Franceschini con Marrocchi ha un conto aperto evidentemente, perché è la seconda parata che fa, poi Tomova manda in porta Tanic. Tanic ha un'idea diversa stavolta, vuole andarsi a prendere la quarta gioia personale di questa partita, quarto gol per lei, 34-18. Bellissimo e spettacolare la parata di Franceschini su Marrocchi prima, peccato poi che la palla sia rimasta nelle mani ferraresi e Tanic questa volta è riuscita a concretizzare il suo intento portando le marcature per Ferrara a quota 34. Entra in campo Farise, Farise prova a far partire la conclusione, piccolo sguardo ai tabellini anche se la partita è ancora molto lunga al termine perché manca un intero quarto di gara o 15 minuti 16 che dir si voglia. Una rete per Ferrara, 4 per Tanic, 6 per Crosta, 3 per De Santis, 5 per Luciana Fabbricatore, 3 per Marrocchi, 11 per Tomova e 1 per Soglietti. Prova al tiro e trova anche un gran bel gol Farise, terzo gol per lei. Farise sta mostrando ottime qualità anche in una fase di partita sicuramente direzionata. De Santis per Soglietti, gran palla per Marrocchi, stavolta trova la rete Fernanda Marrocchi, rete numero 4. Leggevamo il tabellino anche di Leno, le 19 reti sono distribuite con una rete per Bellu, 5 reti per Pugliara, 3 reti per Farise, 3 per Notarianni, 3 anche per Olga Lanfredi, 1 per Lavagnini, 1 per Andreani, 2 per Kirillova. 35-19, di fatto siamo in praticamente garbage time da vari minuti, con la situazione che si è stabilizzata. 16 reti di vantaggio per l'Ariosto. Farise arriva la persa, questa è una persa anche abbastanza ingenua, con Fabbricatore che si fa parare il tiro da Sizia, insiste Chiara Ferrara, doppia parata per Sizia che si presenta così, è il terzo portiere utilizzato da Leno. Martina Sizia entra con una doppia parata di un certo coefficiente di difficoltà. Sì, se il livello è questo, forse con questo portiere in campo dall'inizio la partita avrebbe avuto magari un equilibrio diverso. Per adesso ha compiuto due interventi prodigiosi, uno di seguito all'altro. Chissà che non sia questo forse il portiere che doveva essere in campo dall'inizio.
35-19, 16 minuti di gioco nella ripresa al Palaboschetto di Ferrara. L'Ariosto sta per mettere in banca due punti importanti e fare punti in casa non è stata esattamente una cosa scontata in questa stagione. L'Ariosto ci sta riuscendo. Minutaggio elevato per Dariana Vuklis, che anche a partita direzionata viene mantenuta in campo. C'è un colpo intanto al volto per una giocatrice di Leno, con il tempo che viene fermato. E il colpo c'è su De Santis, scusate, su la giocatrice di Leno che è arrivata in collisione con Martina De Santis. Anche il medico viene immediatamente chiamato in campo. Sì, sarebbe un peccato che questa partita si innervosisse, perché oltre che essere abbastanza conclusa, terminata sul 35-19, è anche, sarebbe un peccato, ecco, per lo spettacolo. Perde sangue la giocatrice di Leno, dovrebbe essere la numero 3 Sara Bellu, se non ci inganna la vista. Con Notarianni che va a protestare in maniera anche abbastanza veemente. Mima la gomitata da parte di De Santis. De Santis prova a spiegarsi, prova a chiarirsi. Ecco, io una motivazione, volendola trovare, c'è anche quella di, c'è una differenza di altezza differente fra le due, quindi un tentativo di smarcamento di De Santis non arriva come per magari una giocatrice di parietà a livello di spalle, di petto, ma arriva probabilmente un po' più in alto. Io non ho visto cattiveria, poi Martina De Santis, per come l'abbiamo imparata a conoscere, non è una giocatrice che, diciamo, eccede in quella che è il perimetro della regolarità. No, beh, sicuramente è stato contatto, c'è stato, fortuito sicuramente, non c'è cattiveria in campo. L'atleta di Leno è stata colpita nel setto nasale, sanguina copiosamente, però l'atleta in piedi, insomma, sono cose che in uno sport di contatto come la pallamano possono cadere. Escludo assolutamente la cattiveria. Lo biondo in campo al posto di Soglietti per De Santis, arriva la persa da parte di Martina De Santis, con Andreani che va a lanciare in profondità per Lavagnini, che non può attaccare ma raccoglie questo pallone, lo cede a Farise. Farise non ha un buonissimo controllo, poi pulisce, diciamo, questa giocata. Farise, la palla per Notarianni, prova ad attaccare centralmente. Farise va dalla parte di Lavagnini, Lavagnini trova il varco, bel gol questo da parte di Maria Giulia Lavagnini, bella azione anche per Leno. De Santis crosta, rischia l'infrazione, poi trova De Santis con la mancina, c'è la parata di Sizia ma c'è anche il fallo, aveva tirato con la mano mancina. 35-20, rientra meno 15 Leno, punteggio molto molto alto con l'Ariosto che a livello prospettico punta ad andare oltre quota 40 reti segnate, ma l'attacco non è mai stato un problema in quest'anno per l'Ariosto. L'Ariosto al quarto attacco del campionato viaggia a 30 reti di media per partita, sono le 33 di media subite che è il vero problema dell'Ariosto. Il problema è sempre stato nella propria metà campo, anche fra i pali a inizio di stagione. Ora c'è la partita di oggi, pare dimostrare che questi problemi sembrano superati. Oggi difesa veramente ottima e attacco fluido, cinismo sotto rete, il punteggio ne è eloquente dimostrazione. Andreani trova il varco giusto e trova anche la seconda rete della sua partita. Sara Andreani, la vice capitana di Leno, per il 35-21. Crosta cerca il varco, Crosta scarica per Ferrara che non può attaccare, arriva la persa, la riconquista Farise che lancia per Lavagnini, c'è il recupero da parte di Crosta e c'è anche il gol da parte di Lavagnini. È la terza rete della partita di Maria Giulia Lavagnini, è entrata molto bene in partita. Time out di coach Carlos Britos, che vede ridursi e erodersi il proprio vantaggio. 35-21, è molto arrabbiato il tecnico argentino dell'Ariosto Pallamano Ferrara, anche se il punteggio ovviamente dice che la partita è già abbastanza direzionata. Ma sì, il punteggio è abbastanza in tranquillità per Ferrara, anche se non si può escludere nulla, però coach Britos ha visto un rilassamento, ci sono state tre palle perse, due da Chiara Ferrara, ha
pensato di fermare e parlarne su in maniera molto decisa, perché Coach Britos in questo momento sta alzando il tono della voce, si sta confrontando in particolare con Marocchi, c'è animosità nell'angolo davanti alla panchina ferrarese, più tranquillità invece di fronte alla panchina ospite, forse anche un po' di rassegnazione, perché 35 reti subite sono veramente tante in 18 minuti. Si torna in campo col punteggio di 35-22 con Ferrara che, se non commetterà errori, soprattutto dal punto di vista mentale, non mollerà, penso che possa amministrare questo ampissimo punteggio, questo ampissimo vantaggio. Per Leno invece si tratta di ricucire e fare un finale di gara dignitoso, che non, con il punteggio che non assuma proporzioni imbarazzanti. Ariosto che prova ad impostare con Martina Crosta, Tomova, ancora Crosta, la palla per Chiara Ferrara sotto la traversa nega la rete a Ferrara, c'è la rimessa laterale. Da quando è entrata Martina Sizia, un gol subito, due parate nette, quindi non per demeriti dell'attacco di Ferrara. No, ma lo dicevamo nell'intervento precedente, probabilmente se questo terzo portiere schierato dai Lombardi fosse stato in campo dall'inizio, ora c'è una sanzione a favore di Leno con Marocchi che abbandona il terreno di gioco. Due minuti per Fernanda Marocchi, rea di aver non evitato, credo, il contatto con Farise. Mancano 11 minuti al termine della partita, più 13 per la formazione di casa, che ha toccato anche il più 17. Farise, Kirillova, la trattenuta di Lobiundo. E qui Lobiundo qualcosa ha rischiato, perché poteva anche starci la seconda chiamata e lì avrebbe non complicato la partita ma complicato il momento. Pugliara trova l'angolo, c'è la parata di Vuklis che chiude l'emorragia per l'Ariosto, persa da parte di De Santis. Kirillova trova il varco per Pugliara arriva al tiro, Vuklis, questa è una grande parata da parte dell'estremo difensore di Ferrara. Poi dall'altra parte Lobiundo trova la rete, ma da vedere e rivedere la parata di Dariana Vuklis, che su Pugliara ha davvero fatto una grande parata. Sì, scampoli di bellissima pallamano Ferrara con la parata di Vuklis, apertura in contropiede, la conclusione di Lobiundo, punteggio sul 36-22. Leno non molla ma trova davanti ancora un muro insuperabile della portiere che oggi esordisce in maglia estense. Veramente pregevolissima la prestazione di Vuklis, ancora una volta chiude la strada alle attaccanti di Leno. È davvero prestazione molto molto positiva quella di Dariana Vuklis, che conclude qui la sua partita. Ci saranno 10 minuti per Gabriella Vitale, estremo difensore titolare della formazione di Serie A2. Qui è sfortunata Tomova perché prende il palo, ma c'è un pizzico di fortuna perché Notariani non trattiene, spizzica quel pallone che diventa un bolide dopo il tocco sul palo. C'è la rimessa laterale in favore dell'Ariosto con De Santis. Lobiundo ha trovato anche il gol da posizione di contromano, Crosta trova l'angolo e Sizia para con una bellissima giocata personale. Lavagnini dall'altra parte trova la rete numero 4 della sua partita e va ad insidiare Pugliara, che per il momento è top scorer. Martina Sizia, che parata anche in questo caso. Enrico, c'è davvero da chiedersi per quale motivo Martina Sizia non abbia disputato più minuti di questa gara, perché da quando è in campo sta veramente dando sensazione di essere un ottimo estremo difensore. Tanti applausi per lei anche dal pubblico di casa, perché ha compiuto degli interventi veramente molto molto belli. Ancora una volta, questa volta è De Santis che si scontra con la portiera avversaria. Ha letteralmente chiuso la porta e poi fa ripartire anche la transizione di Kirillova. Kirillova arma il braccio, ma c'è anche Vitale che non si lascia ingannare dalla deviazione di Manfredini e con un intervento di reattività chiude la porta. Brava Gabriella Vitale qui, che non si fa sorprendere dal pallone che cambia la direzione. Vedremo se ci sarà spazio anche per Irone e Travagli, che sono le ultime due giocatrici assieme a Poderi a non aver toccato il campo. C'è l'intervento energico di Notariani su Chiara Ferrara. 36-23, più 13 per l'Ariosto,
che attacca 8 dalla fine con Ferrara. La palla per Tanic. Tanic cerca il varco, non lo trova, la palla è a rischio di persa e anche a rischio di passivo. D'Ariosto con Grosta che con una finta riesce a smarcare Tanic. Tanic che trova la rete. Rete numero 5 per lei, che ovviamente si gioca la palma di secondo top scorer della squadra. Tomova è assolutamente imprendibile. No, beh, Tomova ha dato una dimostrazione oggi di classe cristallina, ma non solo in fase offensiva, perché io ricordo a memoria almeno 4-5 palle recuperate con apertura immediata del contropiede, ottima difesa dove fa valere la sua fisicità, e davanti ha un braccio che veramente l'hanno in poche atlete in questa categoria. Assolutamente sì, concordo pienamente con te. Kirillova, la palla per Farise. Farise va a cercare Kirillova, che in no look serve Lavagnini. Lavagnini viene messa giù. Qualche protesta da parte della panchina di Leno. A 7 dalla fine, palla per Pugliara. Pugliara non può attaccare con un angolo così ridotto. C'è il fallo di Ferrara. Continuano a palesare falli le giocatrici di Leno. Ariosto continua ad avere una difesa energica. Beh, insomma, siamo nel massimo campionato di Serie A, è lecito anche attendersi una difesa maschia, anche se siamo nel campionato femminile. Oggi veramente Ferrara ha alzato un muro davanti alla propria area, che è stato un rebus veramente molto complicato. Ora, bella la conclusione di Puglisi, che accorcia le distanze sul 37-25-24 a favore di Ferrara, ma ci pensa immediatamente De Santis a ristabilire le distanze. Un montante per parte, mentre c'è anche gioco fermo, cartellino giallo alla panchina. De Santis intanto va a referto per la quarta volta nella sua partita, ma ci va anche Farise con il quarto gol, entrambe a 4 gol. 38-24, 6 minuti pieni da giocare per questa partita, che ha ormai esaurito i propri contenuti. I due punti sono dell'Ariosto e probabilmente coach Carlos Britos darà anche 5 minuti ad Irone Travagli e a Carlotta Poderi. 38-24. Farise, pallone per Notarianni, tentativo di far circolare il pallone con maggior velocità. La bella palla qui da parte di Notarianni, che trova in ala ancora una volta Lavagnini. Lavagnini tocca quota 5, pareggia Pugliara, le due giocatrici si intendono. Dentro Carlotta Poderi, 6 minuti per lei al posto di Martina Crosta, e ci sarà spazio anche per le due under. In campo anche Irone, in questo caso entreranno altre due ragazze giovani. Cantera aperta per l'Ariosto, Beppe. Sì, beh, il vivaio dell'Ariosto è sempre stato molto importante. Ora Chiara Ferrara riesce a sbloccarsi e a concludere vittoriosamente, e dal cambio subito a Travagli, quindi nuovo ingresso anche per Travagli. Attenzione, palla persa da Manfredini, palla persa con la possibilità per Leno di contrattaccare. Farise, c'è la difesa di Irone, la palla cercata in qualche modo è trovata per la vice capitana Andreani. Terza rete per lei, pronta anche Angelini al posto di Lobiundo. Angelini peraltro è mancina, quindi giovanissima, ma ritrova una titolare. 5 minuti pieni per Angelini. 39-26, con l'Ariosto che punta a quota 40, difende il più 13 maturato in questa prima parte di gara. Irone, De Santis, Travagli, c'è il taglio di Angelini, ancora De Santis, prova la conclusione, trova anche un bel gol. Quinta rete per Martina De Santis. 40-26, raggiunta quota di cifra quarta decina. Lavagnini rifiuta l'attacco. Ariosto che poi di fatto rischia di non essere neanche così lontana dai gol di media subiti, perché 26 comunque sono una quota. 13 ne ha subiti nel primo tempo, 13 nella ripresa, con 4 ancora da giocare. Chiude la porta invece Vitale, c'è anche quel fattore da provare ad abbassare eventualmente.
Beh, la difesa è sempre energica, anche se sono cambiate le protagoniste in campo, perché diciamo che solo De Sanctis, che comunque non è partita nella formazione iniziale, e giocatrice che ha giocato tanti minuti, il resto ha un'età media veramente molto molto giovane, con tante ragazzine in campo, e ancora una volta Vitale viene superata. Il punteggio ora è di 40-26. Trova gol anche Notariani, 40-27. De Sanctis per Irone. Poderi, bella presa di Poderi, perché questo era un rischio persa elevatissimo. Angelini ancora per Irone, la palla per Travagli. Poderi, Irone cerca il varco, non lo trova, e trova il palo invece De Sanctis con una conclusione forzata. Farise fa ripartire la veloce ripartenza di Andreani. Poderi, probabilmente qui Carlotta Poderi si era anche guadagnata lo sfondo, lamenta anche un colpo al volto la giocatrice ex Oderzo. Attacca Leno, 2.5 al termine, 40-27. Farise, Notariani, circolazione insistita da parte di Leno, che cerca di andare da Pugliara. Molto brava qui Travagli, che riesce a conquistar palla. Poi arriva una persa per Passi, con Farise che va ad esaltare Vitale, e Vitale si toglie una bella soddisfazione. Sì, abbiamo visto due cose veramente belle: la parata di Vitale e la palla recuperata di Travagli. In mezzo c'è stata la persa di Poderi, che consente ancora una volta a Leno di organizzare una manovra offensiva quando mancano 2 minuti al termine. Turina, palla per Farise. Notariani riceve, molto bella la giocata di Notariani, saggio di classe. Fanno 5 reti per Michela Notariani, 40-28. Eleno si riavvicina sensibilmente, mi sa che non ci sia spazio per le ospiti di avvicinarsi ulteriormente, o per l'Ariosto di ritrovare un pizzico di margine in più. De Sanctis, Poderi, 1.5 minuti al termine, ancora Carlotta Poderi che fa girare il pallone. De Sanctis, Sizia para. Martina Sizia, ti piace? Ho visto che l'hai annotata questa ragazza. Ma sta impressionando, perché quando vedi un atleta, un portiere che entra come terzo, tanto accorcia le distanze ancora Leno con... Andremo a vedere poi chi è la nuova entrata che è andata a segno, perché come ripetiamo i numeri bianchi su sfondo bianco sono difficili da decifrare. Comunque il portiere terzo entrato veramente si sta dimostrando il migliore della propria rosa. Un'altra recuperata di Leno, gran palla questa cercata per Turina, non arriva il contropiede aperto, riconquista palla Angelini. 35 secondi da giocare al termine, prima del termine della partita. 11 reti di vantaggio da amministrare in poco meno di 20 secondi per Ariosto, che con Irone prova la conclusione, trova un gran bel gol. Questo è un grande gol da parte di Irone, che smacchia la parte interna del palo. 41-29. Sì, si presenta anche Irone, Anna Maria Irone, con una bellissima parata. Ancora Vitale, questa volta nega la rete a Leno. Palla lunga per Angelini, e anche Angelini si iscrive nel tabellino delle marcature, portando il punteggio a 42-29, punteggio che è eloquente e dimostra la superiorità di Ferrara su Leno in questa occasione. Vittoria netta, conquista anche la differenza reti, e direi che 2 punti che non ammettono repliche, meritatissimi oggi da un ottimo Ariosto Ferrara. Sì, decisamente sì, buono l'approccio, buona la prima di Dariana Vuclis. Per Leno ovviamente ci sarà spazio, c'è un intero girone di ritorno. Oggi è la terza giornata, ma ad esempio per squadre come l'Ariosto è la prima giornata di questo 2022. 42-29, 2 punti. Grazie mille per averci seguito, amici sportivi di Eleven Sport. La top scorer, credo anche MVP della partita, è Mari Tomova con 11 reti. Tanti sorrisi per Ferrara, qualche pensiero in più per coach Giovanni Bravi e per le sue ragazze di Leno. Buon proseguimento di serata, e grazie da Enrico Bonzanini e Beppe Celeghini. A presto.